Parto analgesia alla ASL di Pescara, di questo si è parlato in una conferenza stampa per presentare l'attivazione del servizio dal 1 maggio e conclude un'importante attività formativa svolta tramite numerosi incontri, è stato detto, multidisciplinari tra medici, anestesisti, ginecologi, neonatologi, ostetriche e infermieri delle unità operative e gestione, blocco operatorio, ostetrice, ginecologia, terapia intensiva, neonatale. La dottoressa Maria Rizzi, referente del progetto. Il cambiamento è assolutamente radicale perché finalmente a Pescara, dopo tanti anni in cui penso che la maggior parte delle partorienti, delle gestanti che afferiscono alla nostra ASL e anche da fuori ASL, avranno la possibilità di fare il cosiddetto parto indolore, ovvero fare un travaglio di parto naturale, con l'ausilio di noi medici anestesisti, che garantiamo il controllo del dolore durante il travaglio. Quanto è stato difficile gestire l'emergenza durante il Covid? È stato molto difficile, tant'è che questo progetto, era, diciamo, tra gli obiettivi della ASL sin dal 2019 e anche da prima. Poi dal 2019 la ASL si era molto adoperata per fare assunzioni finalizzate al progetto della partoanalgesia. Chiaramente l'incorrere della pandemia ha bloccato un po' tutto, tant'è che prontamente allo scendere della situazione pandemica noi eravamo pronti per partire finalmente per questo servizio fondamentale di grande civiltà. E a proposito di Covid, la situazione in Abruzzo, nelle parole dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verini. La situazione Covid in Abruzzo innanzitutto dobbiamo dire che è sotto controllo, in quanto è vero che abbiamo un numero elevato di positivi, ma senz'altro stiamo gestendo molto bene sia i ricoveri in terapia intensiva che nell'area medica. Quello che dobbiamo sottolineare è che questo numero di positivi noi li andiamo anche a cercare, diciamo questo perché abbiamo un'incidenza molto alta dei tamponi che vengono effettuati. Però tengo a ribadire che per quanto riguarda la nostra regione il tasso di positività è inferiore alla media nazionale. Invece l'incidenza è più alta proprio per il numero dei tamponi che noi effettuiamo. Sono tanti gli asintomatici che noi abbiamo avuto la possibilità di scoprire, ma questo può essere anche un elemento positivo, nel senso che prima abbiamo questa incidenza più alta e prima ci avviciniamo a quell'immunità di gregge che è tanto auspicato a livello nazionale.